Daniele Petrollini, due giornate in testa nella classifica parziale, ovviamente primo finale, in un campo gara davvero imperscrutabile, difficilissimo. Ci racconti un po', com'è andata? Allora, anche perché, scusa, tu non è che sia stato molto molto fortunato negli anni passati, ecco, quindi... Prima di tutto voglio fare una cosa su questo. Le gare, io sono lo stesso degli anni passati, di quando ho vinto, le gare a volte ti vanno bene e a volte ti vanno male. Gare su questi campi di gara qui, direi, non trovo l'aggettivo per definirlo, proprio inadatto probabilmente, e ci vuole un pizzico di fortuna. A me è girato tutto bene, ho fatto le scelte giuste, sicuramente ho fatto delle scelte giuste, vedo questa vittoria, la vedo una vittoria un po' delle giuste scelte. La prima giornata di pescare all'aspetto, in un posto che avevo capito che nel termoclino girava un po' di pesce all'aspetto, e quello ha pagato. E la seconda giornata penso che rispetto agli altri ho pescato nel grotto dove l'acqua era un po' più pulita, perché ho fatto un po', non ho fatto spostamenti, però ho pinneggiato molto e vedevo che c'era una zona di grotto dove l'acqua sopra era proprio molto pulita, e forse quattro pesci in più sono usciti per quello. Poi sempre quel pizzico di fortuna. Comunque, sono sceso, è uscito il tordo e l'ho preso. Altri scendevano, i tordi non uscivano e li prendevo. Quindi. Complimenti, anche comunque. Io l'ho preso. Ciao a Mauri. Ciao Max. Complimenti Daniele comunque per questa affermazione. Pensiamo che te lo meriti. Adesso c'è la finale. Andiamo a ammazzare. Bene.